Festività natalizie ed intensa attività per il Comitato Pro Ferrovia, che con un comunicato stampa di fine anno traccia un bilancio del lavoro svolto e di quello che sarà il prossimo anno. Il direttivo in questi giorni è impegnato su più fronti e sta cercando di incalzare il governo per tenere alta l'attenzione sulla questione ferrovia. L'onorevole Tino Iannuzzi è in attesa di una risposta ad un'interrogazione parlamentare dedicata allo studio di fattibilità, consegnato il 10 novembre 2013 e non ancora pubblicato. Il comitato ha inoltre preparato delle slide da esporre il 6 gennaio 2014 in un evento organizzato dalla provincia di Salerno a Sicignano degli Alburni. Sarà una vetrina utile a continuare l'opera di sensibilizzazione del territorio alla tematica ferroviaria, in parallelo agli incontri istituzionali che continuano a svolgersi tra Salerno e Roma. Per marzo 2014 inoltre è in cantiere una partecipazione alla giornata nazionale delle ferrovie dedicate. La location dovrebbe essere Sala Consilina. Non si tratterà di una semplice opera di pulizia, ma di un atto concreto che verrà presto reso pubblico se arriverà l'appoggio degli enti preposti alla realizzazione dell'opera. L'obiettivo primario che il comitato sta proponendo a tutti gli interlocutori politici è quello di arrivare a un colloquio con il ministro Luppi, oltre che quello di accelerare sui comodati. La macchina si è inceppata nel momento in cui la direzione territoriale, RFI Romana, ha sospeso le pratiche di concessione dei comodati perché necessita di adeguarle al progetto di ripristino presentato con lo studio.